Ciao ragazzi, sono Riparta. Oggi voglio farvi vedere come si fa a registrare il deragliatore anteriore della vostra mountain bike. Come vedete, sul deragliatore ci sono due vitine contrassegnate da due lettere, la lettera L e la lettera H. L sta per low, quindi basse velocità, quindi la corona più piccola, e H sta per height come veloce, quindi si tratta della corona più grande. La prima regolazione da fare è portare la catena al rapporto più piccolo, quindi sulla corona più piccola. Come vedete, ora è sulla corona più piccola. Noi dobbiamo verificare che il deragliatore, sull'ultimo rapporto del cambio dietro, non deve toccare in questa zona qui. Cioè, praticamente, se è a contatto la catena con il deragliatore, non va bene. Quindi noi dobbiamo dargli una distanza circa di qualche millimetro, in modo che non vada a toccare il deragliatore e in modo che la catena non cada all'interno. Perché se noi abbiamo regolato il fine corsa troppo verso l'interno del telaio, la catena può cadere. Come si fa a regolare questa cosa? Si fa con la vite low, questa qui. Quindi se noi andiamo a allentare la vite, il fine corsa, vedete, si allontana e quindi c'è il rischio che può cadere la catena all'interno. Quindi noi andiamo a registrare questo fine corsa con questa vite low, ripeto. Quindi noi avvitiamo e vedete che il deragliatore, avvitando, si avvicina alla catena. Adesso sentiamo se la catena va a sfregare sul deragliatore. Un po' sfrega, quindi molliamo leggermente il fine corsa L sempre. Come sentite, ora non c'è più sfregamento e quindi il fine corsa all'interno è regolato bene. Ora dobbiamo regolare il fine corsa esterno, quindi bisogna vedere che la catena, quando è sul rapporto più grande, non cada verso l'esterno del corona e dobbiamo verificare che salga sulla terza corona. Quindi adesso vediamo di fare salire sul secondo rapporto, salita bene. Ora facciamo salire sul terzo rapporto. E come vedete è salita bene. Noi dobbiamo verificare che la catena non sia a contatto con il deragliatore e dobbiamo verificare che la catena non cada all'esterno della guarnitura. Se succede questo, noi dobbiamo registrare il fine corsa con la lettera H. Quindi H sta per high speed. Se io allento, il deragliatore andrà verso l'esterno e quindi aiuterà la catena a salire sul rapporto più grande. Però dobbiamo stare attenti a non far cadere la catena. Quindi se succede questo, noi dobbiamo avvitare la vite H. Quindi, ricapitolando, la vite L registra il fine corsa della corona più piccola e la vite H regola sul rapporto più grande. Altra cosa, dobbiamo tensionare il cavo correttamente, quindi lo portiamo sul primo rapporto e dobbiamo vedere che il cavo sia tensionato bene, non troppo lento, perché altrimenti la leva del comando è troppo lunga, quindi non riesce a cambiare bene. Quindi la tensione del cavo deve essere abbastanza teso a riposo, cioè nel senso che sia nella posizione dove c'è la corona più piccola, il cavo deve essere leggermente teso e non lentissimo. Quindi se è lento, bisogna tirarlo allentando questa vite con una chiave esagonale da 5 o da 4, dipende dal deragliatore. Perché se vedete, io agendo sul comando cambio, se abbiamo il filo lento, può tardare, diciamo, il comando. Possiamo registrarlo anche con il registro sopra al comando cambio. Svitando si tira il cavo, quindi io ho bisogno di tirare leggermente il cavo per tensionarlo perfettamente. Cerchiamo di sentire finché diventa leggermente duro, quindi vuol dire che la tensione del cavo è corretta. Infatti adesso, se vedete, il cavo è perfettamente in tensione e quindi il cambio sarà più preciso. Una cosa molto importante del deragliatore è che sia allineato perfettamente alla corona, cioè vuol dire che la distanza sia a fine deragliatore e
inizio del deragliatore abbia la stessa distanza con le corone, perché se abbiamo il deragliatore storto c'è la possibilità che la catena vada a strisciare sul deragliatore, quindi fa quel rumore classico di sfregamento durante l'utilizzo del cambio. Quindi per andare a registrare questo difetto, tra virgolette, si agisce sulla vite del collarino del deragliatore con una chiave da 5 o da 4, si allenta e si registra manualmente destra sinistra il deragliatore finché non vediamo allineato, come in questo caso, il deragliatore con la corona. Come vedete è molto semplice regolare il deragliatore, quindi basta capire che bisogna agire sulle due viti di registro del fine corsa, sia la lettera L che la lettera H, e vedere che il deragliatore sia allineato perfettamente con la corona, e in più verifichiamo che il cavo sia tensionato giusto e non troppo lento per avere una corsa sulla leva comando perfetta. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Bici fai da te. Ciao a tutti. Vai con un saltone! Vai! La bicicletta! È fortata! Non l'ho fatto! Yeah!